Oggi impariamo a riconoscere Santa Barbara. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Continua la rubrica su come riconoscere i santi dalla loro figuratività e dagli attributi che vengono dipinti attorno ad essi o su di essi. Oggi ho deciso di parlarvi di Santa Barbara, una santa conosciutissima e venerata da molti, proprio perché il suo patronato è uno dei più estesi della storia della Chiesa. Adesso scopriamo il perché e scopriamo come riconoscerla. Il culto di Santa Barbara è un culto molto antico, di cui però non si riesce a focalizzare bene l'inizio. Diciamo che Santa Barbara dovette vivere intorno al III secolo d.C. e nasce da famiglia pagana, da padre che si chiamava Dioscuro. Dioscuro, di fede pagana, decide di rinchiudere la figlia in una torre per sottrarla alle attenzioni di ambigui pretendenti. Lei, vedendo la torre in costruzione, si accorge che ha soltanto due finestre, allora chiede al padre di farne costruire una terza. Questo è uno dei simboli che accompagneranno sempre la figuratività della santa, l'iconografia della santa. La torre con tre finestre, torre simbolo del suo inizio di martirio, perché la prigionia può essere vista come l'inizio del lungo martirio di Santa Barbara, e le tre finestre che sono il simbolo della Trinità. Santa Barbara infatti vuole tre finestre proprio perché si sta avvicinando al culto cristiano e in onore della Trinità ordina che venga fatta un'altra apertura sulla torre. Quando il padre scopre che la figlia abbraccia la fede cristiana, vuole punirla e ci si mette con tutti i sentimenti a volerla punire. Dapprima la fa avvolgere in un tessuto talmente ruvido da scarnificarle la pelle, ma Cristo le appare in la notte e le cura le ferite, e l'indomani appare di nuovo sana e salubre. E allora il padre cerca di farla catturare, ma lei riesce miracolosamente a sfuggire entrando tra le pareti della torre e scappando, si dice, verso una montagna in volo. Allora un pastore la vede e la tradisce, va dal padre a dire dove fosse Santa Barbara, e il pastore viene punito venendo tramutato in pietra e il suo gregge tutto tramutato in cavallette, in locuste. E viene ricatturata e viene torturata. Ogni tortura viene vanificata dall'intervento, dall'intercessione di Dio. La frusta che la colpiva viene trasformata in piuma di pavone. Le fiamme che la avvolgevano vengono spente, le piastre che la bruciavano venivano raffreddate o la pelle veniva subito dopo sanata. Ogni forma di punizione portata a questa santa, a questa giovane vergine, veniva vanificata dall'intervento divino, fino a quando il padre Dioscuro un giorno decise, salendo su un monte, di decapitarla lui stesso. Ma lì succede qualcosa. Tornando a viene fulminato da un fulmine a ciel sereno e il tutto viene solennizzato da un tuono che si sente in lontananza. Vi ho raccontato questa travagliata storia perché in ogni elemento di cui abbiamo parlato c'è un simbolo del suo martirio, e quindi un simbolo che ricorre molto spesso nell'iconografia. Santa Barbara infatti può essere identificata con una torre a tre finestre, con un cannone, perché molto spesso la torre veniva confusa con la canna di un cannone e molto spesso quindi veniva identificata con un cannone e con le sue relative bordate palle che richiamavano il tuono che aveva fulminato il padre subito dopo la sua decapitazione. Può essere accompagnata da delle piume di pavone che sono il simbolo del miracolo di Cristo che trasformava la frusta in piume di pavone. Può essere quindi vista con cannone, palle di cannone, oppure all'interno dei quadri possono essere raffigurati col padre carnefice che gli inflissero i martiri.
Molto spesso Santa Barbara viene anche illustrata, raffigurata con un calice e un'ostia. Questo è il simbolo dell'abbraccio alla fede cristiana, della fede incondizionata che la giovane vergine martire seppe portare avanti. Era una santa di bellezza infinita, infatti tutte le raffigurazioni potrete notare una giovane donna bellissima, molto spesso stringe tra le mani dei fulmini che sono quelli che hanno incenerito il padre, e proprio per la sua molteplicità di martiri e per la sua molteplicità di interventi cristiani è la protettrice di una enorme quantità di categorie. È la protettrice dei tappezzieri, di tutti coloro che hanno a che fare con i tessuti, per via della veste ruvida che le fu messa addosso per scarnificarle la pelle. È la protettrice dei muratori, degli architetti, degli ingegneri, di tutti coloro che hanno a che fare con il costruire, per il fatto di aver influito nell'edificazione della torre e per il fatto di essersi nascosta trapassando le pareti della torre. È la protettrice di tutti coloro che hanno a che fare in qualche modo con il fuoco, quindi con gli artificieri, gli archibugisti, i vigili del fuoco. Naturalmente Santa Barbara è la protettrice dei vigili del fuoco, perché con lei il fuoco si spegneva e perché attraverso il fuoco del fulmine è stato fatto appunto giustizia a quello che è stato il suo più grande martirio. È la protettrice di tutti coloro che hanno a che fare con le polveri da sparo. Per il suo nome, che ricorda la Barbara, Santa Barbara è protettrice dei barbieri, è protettrice di tutti coloro che lavorano con materiali come la lana, le cose lanose, le lane morbide. È protettrice delle sementi per le invasioni contro le cavallette, quindi in periodo di invasioni si chiede l'intercessione di Santa Barbara proprio per la punizione che diede al pastore di trasformare il suo gregge in uno sciame di cavallette. È protettrice di coloro che fanno lavori pericolosissimi che possono indurre ad una morte improvvisa, proprio per il tuono che fulminò il padre all'improvviso. Insomma, il suo patronato racchiude un innumerevole manto di protezione, e carpire gli elementi che ce la facciano riconoscere è una cosa importantissima, perché Santa Barbara è una delle sante più dipinte, più importanti. Diciamo che all'interno delle chiese la figura di Santa Barbara c'è sempre, perché è annoverata tra i 14 intercessori della chiesa, cioè quei santi a cui ti puoi rivolgere per ottenere qualcosa in cambio. Molto spesso viene raffigurata col seno scoperto, perché come per Sant'Agata a lei furono strappate le mammelle. Santa Barbara molto spesso è vicina o guarda bambini riccioluti. Ultima cosa, molto spesso, non sempre, viene raffigurata con delle vesti rosa o con una tunica direttamente in carne sul rosa, o con un drappo che sovrasta una veste di un altro colore che comunque ha sempre il colore rosa. Bene, vi ho detto tutto. Nella carrellata delle immagini che avete visto avete potuto riscontrare quanto da me raccontato. Ora andate a curiosare all'interno della storia dell'arte in quanti quadri riconoscete Santa Barbara. La prossima volta che andate in chiesa andatele a cercare tra le pitture che adornano questi edifici sacri. Bene, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un pollice in su, una condivisione, venitemi a trovare su tutti i miei social, Arte per te, sempre e comunque, su Facebook e su Instagram, e poi i miei canali Ombretta, il mio canale di lifestyle qui su YouTube, e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina. Non mi rimane che salutarvi, mandarvi un grande bacio, e noi ci rivediamo la prossima volta sempre qui da Ombretta, ed Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!